Eccoci dopo l'esplorazione dell'ospedale della Bertagnetta. Sì, vedrete che è un posto abbastanza inquietante come aspetto, però è tenuto ancora bene. Sì. È un posto dove si dice che ci siano leggende strane, dicono che sia uno dei posti più infestati di vercelli e ci sono quelli che hanno fatto i satanisti, i riti satanici. A proposito di satanisti, Sì, Marco, racconta. sì, visto che giovedì sono andato a Milano a Equitalia, ma è un altro discorso questo, un'altra storia. Però quando sono uscito da Equitalia c'era in una banca un carabiniere che era lì a fare da guardia, mi ha fermato e ha chiamato tutti i suoi colleghi, mi ha tenuto lì un'ora, anche di più, per controllarmi i documenti, e la motivazione era: io ho i capelli lunghi, avevo il giaccone di pelle nera e allora avevo l'aspetto del satanista. Vabbè. E io mi chiedo, ancora c'è questa mentalità? Ma come si fa? Ma perché uno ha i capelli lunghi e è vestito di nero, allora è satanista, cattivo. Guarda, a me hanno dato anche della satanista per i tatuaggi che io i tatuaggi a cartoni animati, quindi cioè, se poi qualcuno ci fa caso, ho tatuaggi tutto fuorché satanisti o lugubri, cioè. Però eppure sono satanista, cioè la gente non ha questo pregiudizio e non sa che i satanisti proprio convinti e pezzi grossi sono comunque avvocati, sono medici Sì, e gente molto benestante, molto ricca. di certo non si mettono in mostra con capelli lunghi, giacconi di pelle. Sicuramente no. E questo non è il primo che mi dice così. Anche addirittura l'anno scorso c'era una ragazza, eravamo fidanzati, mi ha mollato perché uno dei motivi, uno è che faccio la vita da vecchio, perché vado a vedere questi posti, io faccio i viaggi in kayak e in bicicletta. L'altro motivo è che io col giubbotto di pelle nera lungo, sono oscuro, è troppo da dark, e allora sono satanista e non va bene. Beh, non so che cosa ha in testa la gente, ma perché? Non lo so, infatti, cioè. Boh, è una cosa che si potrebbe anche. Sarebbe ora di cambiare questa mentalità. Oh, Sì, infatti. Intanto povero, un c'è un gattone gatto morto. morto. No, sì, era un Sì, era gatto. un gattone. E quindi, insomma, sperando di aver provato o di convincervi che comunque le apparenze molto spesso ingannano, Hai quindi voglia? vi salutiamo, ci avviamo comunque verso la Lombardia perché appunto siamo ancora in Piemonte e stiamo tornando appunto da questo ospedale che poi comunque scritte sataniche, non, io almeno non ne ho viste dentro Sì, è l'ospedale, vero, non ce non ne ho n'erano. viste, quindi Non ne ho viste, non ho boh. visto pentacoli, non ho E visto tra no. l'altro bestemmie È scritte che vero, in di genere solito i scrivono. bestemmioni. Però, sai cos'è? Un posto, primo per entrare bisogna scavalcare. Secondo, è proprio di fianco una caserma e c'è tanta gente che magari dice: la caserma è pericolosa, mi sgamano, non entro. E Infatti, comunque meglio così, almeno si infatti. conserva. Quindi ci sentiamo al prossimo vlog. Ciao ciao! Oh yeah!